Oggi siamo a Siena, Piazza del Campo, cuore della città, dove si sono svolti e si svolgono i più grandi avvenimenti, lieti o tristi, della sua grande storia. Il Duomo di Siena fu costruito intorno al 1285 su disegno degli architetti pugliesi Nicola e Giovanni Pisano. Trionfo di architettura gotica troneggia di fronte a Santa Maria della Scala, sede della mostra Federico Barocci, L'incanto del colore. Una lezione per due secoli. Possiamo pensare a Federico Barocci come al pittore del rinnovamento della Chiesa Cattolica. Dobbiamo a questo straordinario artista una svolta nella storia dell'arte, infatti la sua pittura anticipa la grande stagione della pittura barocca. Siena, Federico Barocci, L'incanto del colore. La grande forza di Barocci sta nel colore e nella luce, nella trasparenza del colore, nel gioco tra luce fittizia e luce reale. La sua straordinaria capacità di costruire il quadro attraverso l'atmosfera, la capacità di esprimere i sentimenti dei personaggi e di costruire i loro movimenti in senso ruotante. Il barocco lo riscoprirà non solo per la sua forza espressiva di spiritualità, ma lo scoprirà per la sua pittura. Il suo primo grande esegeta sarà Pietro Paolo Rubens. Un forte misticismo è presente in tutte le opere di Barocci. San Filippo Neri, il santo della gioia, ebbe un'estasi di fronte al quadro La visitazione della Vergine a Santa Elisabetta. Siena, Federico Barocci, L'incanto del colore. Nella pittura di Federico Barocci, il misticismo e la spiritualità si incarnano in una materia pittorica fluttuante e colorata che strizza l'occhio alla più dolce quotidianità. Troviamo nelle sue opere una leggerezza naturale, dove lo sguardo si perde in composizioni di un'eleganza ineguagliabile. Da Siena è tutto, ma il viaggio continua a Torino.